Adesso chiede di intervenire la deputata Nunzia De Girolamo, prego, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, innanzitutto approfittiamo di questa occasione nella quale siamo tutti presenti per augurare a Massimiliano Latorre una pronta guarigione. E il nostro gruppo indossa il fiocco in segno di vicinanza, sicuri che questo governo potrà finalmente portare a casa i due marò. Farò un discorso molto breve perché non voglio rubare spazio a quest'Aula che è chiamata a votare provvedimenti più importanti, a fare scelte che purtroppo hanno visto alcune fumate nere poco edificanti per la politica in queste ore. E abbiamo ascoltato il suo discorso sui 1.000 giorni, i suoi 1.000 giorni, i nostri 1.000 giorni. E le dico che è un discorso di medio e lungo termine che abbiamo apprezzato, che condividiamo, ma rispetto al quale, signor Presidente, devo dirle che l'Italia e il Paese ci osserva, perché più che vedere e capire ciò che accadrà fra 1.000 giorni, ha bisogno di capire cosa accadrà nell'immediato, cosa faremo nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. È per questo che noi abbiamo apprezzato alcune aperture che lei ha fatto all'interno del suo discorso e che dirò fra breve. Gli ultimi dati sulla deflazione, purtroppo pubblicati dall'Istat nelle scorse settimane, ci hanno detto che nelle città italiane stiamo sprofondando nelle sabbie mobili di un'economia che purtroppo sta divorando se stessa. I dati sulla disoccupazione, le ha ricordato stesso lei, non sono edificanti e anche le previsioni sulla crescita non ci danno grandi speranze. Ma non intendo dilungarmi in un'analisi macroeconomica, nonostante in queste ultime ore si affacciano sulla scena tanti esperti economisti. Non intendo farlo perché penso che noi ci dobbiamo concentrare su delle piccole, grandi cose rispetto alle quali noi saremo al suo fianco, ma a patto e condizione che il calendario non sia spostato all'anno che verrà, ma che riguardi l'oggi o al massimo il domani. Noi, caro Presidente, siamo del nuovo centrodestra e nella parola è scritto che non siamo pronti a trasformazioni di carattere generico che già la storia ha seppellito, ma siamo parte di un patto di coalizione, non siamo su alleati, non ci sentiamo alleati del Partito Democratico, ma di un patto di coalizione che prevede delle cose che dobbiamo fare e poi ognuno di noi tornerà a casa propria. Cose sulle quali, però, Presidente, io amo dire che un governo nasce sui programmi, vive se quei programmi li realizza e termina nel momento in cui le cose concordate non vengono portate a termine. Ecco, io spero di dover escludere questa terza opzione. Mi pare chiaro dalle sue parole che non ci stiamo avvicinando, come dice parte della stampa, verso questa soluzione di terzo tipo che lei ha escluso, sebbene ha sottolineato di non aver affatto paura delle urne. Il governo tutto sommato va, malgrado le grandi difficoltà. Ciò che non va, credo che sia l'agenda, che va assolutamente revisionata, altrimenti diamo spazio ai tanti, anche in quest'Aula, che hanno fatto alcune sollecitazioni o sottolineature sulle cose che andrebbero fatte e che non sono fatte, la riforma della scuola che è rinviata al prossimo anno, quota 96 che è un problema generato dal governo Monti ma si arrangeranno, sul sud che non ho sentito, sul quale non ho sentito grandi parole, sul lavoro, sulle politiche per la famiglia. Ecco, su questo, caro Presidente, noi ci aspettiamo di fare immediatamente delle cose insieme a lei ed è per questo che abbiamo apprezzato anche alcune aperture che lei ha fatto su provvedimenti di emergenza, d'urgenza, su temi molto cari nel passato alla vecchia sinistra e che noi speriamo che lei possa sfidare insieme a noi, perché è facile rottamare classi dirigenti presenti per troppe legislature in quest'Aula, difficile sarà rottamare quei totem cari alla sinistra che sono legati al lavoro, al giustizialismo, al ruolo delle imprese, alla burocrazia e ai tanti temi di cui vorremmo discutere. Noi, caro Presidente, siamo con lei, a iniziare dagli 80 euro, che qualche sprovveduto continua a indicare come la causa della crisi economica e produttiva del Paese. Nulla di più sbagliato, perché stiamo morendo non per gli 80 euro, ma perché le aziende non assumono, perché i disoccupati aumentano, perché i giovani purtroppo non studiano e non lavorano nemmeno. Chi
perde l'occupazione oggi spera di poter vivere facendo la fila alla Caritas. Ecco, la sensazione è che questo non sia più soltanto un paese senza futuro, ma rischia di essere un paese senza presente. E allora in quest'Aula voglio ribadire a lei, che è arguto e intelligente, che ovviamente non riveste quel ruolo per volontà divina, né tantomeno per un mandato elettorale diretto, ma bensì in virtù di un patto programmatico che lei ha sancito con il nuovo centrodestra, con Scelta Civica, con gli amici dell'UDC. E credo, Presidente, che noi da lì dovremmo partire, da lì dobbiamo ricominciare, senza stravolgere l'agenda in virtù di riposizionamenti interni al Partito Democratico. Perché è arrivato il momento, e lei l'ha sottolineato, non abbiamo più tempo e rischiamo di non avere più questo tempo utile, in quanto l'Italia ci chiede di cambiare. Allora noi o cambiamo questo Paese o torniamo tutti a casa. E su alcuni temi a cui facevo riferimento prima, come l'Europa, le tasse, lavoro, giovani, anziani, imprese, noi vorremmo sentire parole chiare e ci vogliamo confrontare con i nostri alleati su temi come questi, come anche le soluzioni alle quali stiamo guardando sui blocchi salariali e alle quali il ministro Alfano, che ringraziamo, sta trovando delle soluzioni. Ma il tempo è scaduto, nessuno ce lo restituirà, ed è per questo che riteniamo che la riforma del lavoro, come lei ha detto, è urgente, e non possiamo consentire a qualche infiltrato, a qualche gufo, come lei preferisce chiamarlo, di distrarre il dibattito pubblico e di concentrare l'attenzione su cose che non sono nell'agenda delle cose da fare. E mi riferisco all'abbassamento delle tasse e all'investimento su imprese e occupazione. Noi dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese, dobbiamo aiutare le imprese di questo Paese che generano lavoro e che facciano ripartire l'economia. Lei, caro Presidente, ricorderà perfettamente il falso e noto storico del fascismo a Moina, quello tanto caro alla Real Marina Borbonica. Ecco, lì tutti correvano da una parte all'altra pur di ingannare il nemico. In realtà la Reale Marina Borbonica era fra le più forti del mondo e non aveva bisogno di escamotage di questo tipo. E allora io le dico, Presidente, il suo governo potrebbe essere il più forte del mondo e noi faremo di tutto affinché ciò accada nell'interesse dell'Italia. Però credo che per farlo ci sia la necessità di uno sforzo maggiore, innanzitutto da parte di tutti i suoi ministri. E non siamo qui né per dare pagelle ai ministri né per aggiungerci ai tanti noti sondaggisti che si divertono e dilettano a fare sondaggi sulle performance, ma non siamo neanche qui ad attendere che un giorno e l'altro possa arrivare la troica europea e fare ciò che dovremmo fare noi. La riforma del lavoro, ad esempio, va avanti ad intermittenza e noi non possiamo più aspettare. Ci vuole uno sprint verso il traguardo e ci vuole uno sprint immediato. L'imposizione fiscale è folle, me lo lasci dire, semplicemente folle, e avremo bisogno di uno shock fiscale senza precedenti. Il Sud deve essere una priorità di questo Parlamento, di questo Governo, perché non può attendere. Sono certa che presto lei smentirà tutte le notizie che sono apparse sui tagli del cofinanziamento dei fondi strutturali per il Sud, che impedirebbero al Sud di ripartire e quindi soprattutto gli investimenti fondamentali. Il Sud ha bisogno di cambiare verso, ha bisogno di parole chiare, ha bisogno di sapere quali sono i fondi europei e ha bisogno di essere sfidato attraverso le classi dirigenti sul migliore utilizzo di questo. Ma le parole devono essere chiare e inequivocabili e non possiamo indurre. E anche su quel tema, come la spending review, sul taglio delle partecipate, sul costo e sugli oneri che rappresenta per i cittadini di 22 miliardi, noi siamo pronti a sfidare tutti coloro che faranno resistenza rispetto al cambiamento, perché riteniamo che quelle partecipate che non danno servizi ai cittadini vadano eliminate immediatamente, visto che in Francia ce ne sono 1.000 e in Italia ce ne sono 8.000 o addirittura 10.000. E allora su questi temi e sull'Europa noi dovremmo lanciare una grande sfida, perché l'Europa che oggi parla di Ucraina, di Iraq, temi che non intendo affrontare perché su alcune cose sono personalmente in disaccordo,
Dovrebbe essere condotta quest'Europa sulla strada di un baratto vero e proprio, fra il ventamento dei vincoli di bilancio in cambio di elasticità e di dinamicità, non tanto nel licenziamento, ma nell'assunzione di nuovi lavoratori. Mi chiedo perché, se in Germania o in Spagna si varano i mini contratti, siamo di fronte a politiche liberali, e se in Italia si affrontano minimamente questi discorsi, si è tacciati di servilismo nei confronti del padronato. Allora, su temi come la crescita, come quelli che ho elencati, noi vogliamo cambiare verso, lo vogliamo fare con lei, lo vogliamo fare con serietà, considerando che ogni persona per noi, ogni cittadino è un singolo, con i suoi problemi, le sue ansie, le sue paure, le sue gioie. Noi non amiamo contare i voti, non li pesiamo, perché riteniamo che ogni persona sia diversa dalle altre. E allora, rifacendomi anche a ciò che ha detto il ministro Sacconi, l'ex ministro Sacconi, dopo aver irrobustito le politiche di protezione attiva dei senza lavoro, ora ci attende la riforma dello statuto dei lavoratori, con lo scopo di incoraggiare la propensione ad assumere, di aumentare la dimensione delle imprese, di accrescere la produttività del lavoro. Si parta da lì, signor Presidente. Continuare a discutere delle riforme del futuro può sembrare un nostro tentativo di gettare fumo dell'occhio. L'Italia ci osserva, l'Italia ci sta sfidando. Concluda. Noi saremo al suo fianco, ma non basta più dire stai sereno Italia. Grazie. La ringrazio.